Salve, per accontentare qualcuno di voi che mi ha chiesto, facci vedere il tuo laboratorio, dov'è che lavori, insomma, dacci un po' un'idea di quello che è il tuo ambiente, diciamo, quotidiano. Questo è il mio posto dove passo un po' di tempo. Qui ho un po' di attrezzi, colori, aggeggi vari. Laggiù c'è il computer, vecchissimo computer, mi hanno regalato il monitor qualche giorno fa, io ho ricambiato con un quadretto. Qui c'è una sedia, ora la tolgo, è un pezzo d'epoca. Lì c'è un altro cavalletto, questo è con... E qui c'è un altro cavalletto. Ecco, qui c'è il banco dove lavoro quasi sempre, mi serve da tutto, da banco da lavoro, da appoggio. Qui sopra c'ho una lampada che mi serve, eccola qui. Mi serve quando faccio i video o quando lavoro, mi serve un po' più di luce. Qua fuori, non so se si riesce a vedere, c'è questa specie di giardino che è molto grande, ma è un bosco praticamente. Ecco, qui c'è ancora parte della mia attrezzatura e superaria. Ecco qui, questa è una lampada, un'altra lampada, e qui per aria c'ho fogli, roba grossa, insomma, che deve stare in piano e deve stare anche un po' fuori dai piedi perché ce n'è troppo di roba. Questa è la mezza parte. Ecco, ora giriamo. Ed ecco, questa è la parte... Ah, questo è il pezzo forte. Questo qui è quel carrello che avevo fatto tempo fa e vi avevo fatto anche vedere la costruzione. Veramente eccellente. Io ci tengo tanta di quella roba che... Qui sotto c'ho fogli, c'ho di tutto qui. È veramente simpatico e utilissimo. Piglia poco spazio ed è pieno di roba che mi serve continuamente. Poi a parte questo, il solito banco che avevo fatto vedere prima, che praticamente questo banco qui non è nient'altro che un tecnigrafo di questi che usavano una volta i professionisti, geometri, eccetera. Di ghisa, bello pesante, una cosa veramente vecchia, mi è stata regalata anche questa da amici tempo fa. Ok, questo è sempre il solito illuminatore che ho fatto io con una scatoletta, ho preso un LED, ci ho montato un dissipatore e una ventolina da computer piccolina in modo che può stare accesa anche una giornata, non succede niente, non si scalda. Ok, qui c'è altra robaccia, insomma questo è il mio campo di lavoro. Ed ecco dove mi trasferisco l'inverno. Questa, diciamo, è la postazione invernale, in quanto fuori non si può più stare perché fa un freddo boia. Qui c'è un po' di attrezzature, faccio anche un po' di ginnastica che mi serve. Qui c'è la mia chitarra, non sono un grandissimo chitarrista, anzi, assolutamente no. Però insomma, mi piace ogni tanto prenderla in mano e suonare. Questo è un tavolo da lavoro, da tutto, ci faccio di tutto, quindi adesso il momento è pieno di colori, insomma. Un cavalletto, qui ce n'ho soltanto uno, mi basta. Vecchio computer, sotto che la copertura c'è una webcam con un braccio che porto fuori quando mi serve. E questo è quest'altro tavolo da lavoro dove lavoro e riprendo i video quando sono insieme a voi. C'è uno specchio molto vecchio che si è ormai praticamente distrutto. Ecco, e questo è tutto. Spero di aver accontentato un po' la vostra curiosità. Me lo chiedete, io insomma giustamente vi faccio vedere qualche cosa che potrebbe essere così appagante per la vostra curiosità. Bene, non altro da aggiungere. Ah, questo è un mio quadro che uso come sfondo per lo schermo. Ok, vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao.